Un cordiale saluto e benvenuti all'appuntamento con l'informazione targata a Crown TV. Apriamo parlando la vasta operazione antindrangheta condotta con 4 arresti di individui aventi base proprio a Cremona, ma sentiamo tutto in questo servizio di Lucilla Granata. Maxi operazione dei carabinieri del ROS e di quelli di Crotone, un attacco diretto alla 'ndrangheta coordinato dalla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro. 169 gli arresti in Italia e in Germania e 4 addirittura nel cremonese, uno in carcere e 3 domiciliari. Al centro di Stige, questo è il nome dell'inchiesta, ci sarebbero le attività criminali della cosca Farao Marincola, una delle più potenti della Calabria, originaria di Cirò, con ramificazioni anche tra l'altro in Lombardia. Una rete con 1000 ramificazioni tali da consentire alla cosca di gestire affari per milioni di euro. L'operazione ha portato al sequestro di beni per 50 milioni. I provvedimenti cremonesi riguardano l'arresto di Carmine Muto di Crotone, ma residente a Pozzaglio, e di un provvedimento di arresto domiciliare per Domenico Squillaciotti, Maria Aiello, il primo sempre residente a Pozzaglio, la seconda Corte dei Frati, e di Rosario Placido, residente a Malagnino. Le indagini proseguono. Imposte, niente aumenti per il 2018, il lieve calo, la tarima. Sentiamo tutto in questo servizio. Si è parlato di imposte ieri in commissione bilancio, di IRPEF, IMU, TASI e TARI, ma i cremonesi possono da un lato dormire sonni tranquilli perché non ci saranno aumenti, questo però per legge, la legge di bilancio del 2018 nello specifico, che blocca e non consente aumenti nei tributi principali. D'altra parte ci sarà anche un calo, sebbene sia il solo, grazie agli introiti ricavati dalla lotta all'evasione, quello relativo alla TARI, soprattutto per le categorie non domestiche, dove la flessione sarà tra il 3,5 e il 4%. Molto meno sensibile invece la riduzione per le utenze domestiche di 1 o 2 euro al massimo. Perché? Questo è dovuto al fatto che il numero dell'utenza domestica è numerosa, sono 34.000 famiglie circa contro i 6.000 delle utenze non domestiche, quindi la riduzione che c'è stata si ripercuote poi proporzionalmente su tutti gli utenti. Abbiamo, per quanto riguarda sempre la tassazione, sono mantenute invariate tutto il costo dei servizi, le tariffe dei tributi extra, le extra tributarie, la COSAP, i passi Carrai, quindi di fatto non è aumentato nulla. Nella commissione di ieri è stato presentato il progetto di bilancio con tutte le proposte di delibere riguardanti tributi, piano di opere pubbliche e tariffazione TARI, ma questo regime impositivo prevede ancora dei passaggi tecnici. Quando quindi entrerà in vigore? Ci sarà lunedì 15 il Consiglio Comunale, dove verranno presentate gli stessi documenti, e il progetto verrà presentato qui nel Consiglio per poi passare in Commissione il 22 di gennaio, dove ci sarà l'approvazione, e poi l'approvazione finale da parte del Consiglio Comunale il 29 di gennaio. In via Mantova, petizione di solidarietà per il capotreno licenziato. Sentiamo il servizio di Lucilla Granata. Dal 4 gennaio scorso, giorno in cui è partita la petizione, hanno già superato quota 200 le firme raccolte nella sede del sindacato in via Mantova per Giordano Stagnati, il 25enne capotreno cremonese licenziato da Trenord per aver tentato una reazione all'aggressione e alla rapina dei beni aziendali, Palmare e POS, da parte di un passeggero senegalese che aveva trovato senza biglietto il 23 settembre scorso sul regionale Brescia-Cremona. Il senegalese in quell'occasione è stato arrestato dai carabinieri. Stagnati invece, un po' a sorpresa per tutti, è stato sollevato dal suo incarico per aver reagito in modo non consono, si legge, a quell'episodio. Fatale gli è stato aver morsicato un braccio all'aggressore da terra dove era stato spinto per difendere i beni aziendali. La petizione proseguirà fino al 31 gennaio, sempre nella sede sindacale di via Mantova. Passiamo alla cronaca dall'Italia. Secondo Eurostat si registrerebbe proprio in Italia il calo record nel numero dei giovani disoccupati, passati dal 34 al 32,7%, il calo più forte in tutta l'Eurozona. Un calo comunque insufficiente, poiché la disoccupazione giovanile italiana resta la terza più alta in Europa dopo due nomi pesanti, quelli di Grecia e Spagna. L'Istat comunque conferma tra i 15 e i 24 anni, a novembre solo, si fa per dire, 32,7%. Italiani giovani ogni 100 erano senza lavoro, meno 1,3% rispetto a ottobre, è il tasso più basso dal gennaio 2012.
avviata un'indagine dalla Procura di Bari in merito alla morte di una 31enne disabile a Polignano a Mare, morte avvenuta lo scorso 6 gennaio nella propria abitazione. A causare il decesso potrebbero essere stati gli stenti e le precarie condizioni igieniche cui era costretta. Per questo la magistratura ha deciso di indagare i genitori sospettati di non averla nutrita e assistita in modo adeguato. Spetterà ora all'autopsia individuare le esatte cause della morte della giovane. Ed ora gli esteri: sono circa 3.700 gli arresti effettuati in Iran a seguito delle manifestazioni antigovernative svoltesi nei giorni scorsi. A dirlo è stato il parlamentare riformista Mahmoud Sadeghi, benché le cifre ufficiali, quelle rilasciate dalle autorità, siano di gran lunga inferiori. Parliamo della Francia, perché gli inquirenti propendono per il dolo quale causa dell'incendio che ha devastato il negozio Kosher Pro Modesto all'interno di un centro commerciale a Créteil, nella periferia di Parigi. Nei giorni scorsi lo stesso esercizio era stato imbrattato con svastiche e scritte antisemite. Stessa sorte era toccata a un altro negozio di alimentari kosher vicino, della catena Hyper Cachet, la stessa a cui, lo ricorderete, apparteneva la filiale di Porto de Vincennes, oggetto dell'attentato jihadista del 9 gennaio di 2 anni fa. Il titolare del negozio, vittima del rogo, è stato colpito da malore e ricoverato presso il locale ospedale. Ed ora lo sport. Secondo quanto riferito dall'ambiente calcistico, il Bari avrebbe sorpassato la Cremonese per l'acquisizione del centrocampista del Benevento, Leydian Memushai. Peraltro sono previsti tempi brevi per la trattativa, già domani sarebbe in agenda un incontro col presidente del Benevento, Oreste Vigorito. Bancarotta fraudolenta: con questa accusa si trovano da questa mattina agli arresti domiciliari l'ex presidente del Calcio Como, Pietro Porro, e il suo vice, Flavio Foti. La decisione è maturata nel corso dell'inchiesta sul fallimento della società sportiva. È tutto per quanto riguarda il nostro appuntamento con l'informazione, grazie per l'ascolto e buona prosecuzione.